I distributori si agitano sull'articolo 8? I distributori si agitano, sì, adesso sì, l'8, in pratica loro sostanzialmente dicono ma noi non ce la facciamo a consegnare i giornali senza una copertura adeguata dei costi. E noi diciamo, parlane con il tuo committente. Oltretutto, come dire, nell'accordo nazionale gli editori dicono che i distributori sono i loro incaricati. Certo. Cioè, io non ho il contratto con il distributore locale, se non io edicolante singolo, perché o firmi sto contratto o non ti porto i giornali, in poche parole, ma un contratto a livello generale non c'è. Quindi il distributore, se non ci sta dentro, deve battere cassa all'editore e non al venditore poi alla fine, no? E insomma, questo concetto sarà duro farlo affermare, ribaltare quella che è la convinzione del mondo editoriale in generale, che la rete non gli costa niente, che tanto l'edicolante lì perché è un martire. Non è più così, non è più così. Allora, io volevo, t'avrei fatto la domanda sulla legge dell'editoria, perché è stato un altro capitolo importante della coda del 2016 e in pieno del 2017. Sì, ma io ti ho anticipato, perché ho notato questa quasi lamentela del fatto che adesso il sindacato non si interessa più dell'accordo nazionale, dei rapporti con i distributori. E ho voluto proprio mettere il punto fermo di dire non è così, anzi. Dopo aver portato a casa il risultato della legge di riforma, si riparte da lì, evidentemente, perché il nodo, e lo testimoniano i 10 anni di sospensione, rimane l'accordo nazionale da una parte. Sì. Che deve essere quindi questo nodo attaccato su più fronti, e questo è il senso del ragionamento. Un fronte è stato l'aver portato a casa la legge di riforma, l'altro credo sia stato appunto aver lanciato il segnale chiaro che di fronte alla crisi gli edicolanti non stanno fermi. Guardate che è esattamente quello che hanno fatto gli editori, perché gli editori di fronte alla crisi non sono stati fermi, ahimè l'hanno interpretata in senso regressivo, quindi scaricando i costi sugli ultimi della filiera, guarda caso gli edicolanti, e non nel senso degli investimenti, solo qualche rarissimo caso, ma al più sono arrivati a ricombinazioni, a ristrutturazioni, a monopoli di fatto, ma insomma, quindi andava data una risposta. Io credo che la giornata del 12 da questo punto di vista abbia lanciato un segnale chiaro. Allora, il 12 si era detto faremo altre giornate come queste, anche perché c'è bisogno di approfondire da una parte nel merito le varie proposte delle aziende, dall'altra di consolidare i rapporti di collaborazione con le aziende, e questo è già un punto, poi sentiremo da te. L'altro capitolo appunto che avevo sollevato già prima, quello degli impegni sindacali, ci sono 2 assemblee generali in vista, quindi dici un po' tu, ecco, parlaci dell'agenda da settembre in poi. Sì, è chiaro che essendo noi un'organizzazione sindacale, come dire, bisogna che ci sia il consenso e la partecipazione e il supporto di chi poi è iscritto o di chi comunque fa questo tipo di lavoro, anche se non è iscritto, ma che comunque possa sostenere certe linee. E quindi ci prepareremo all'autunno con queste 2 assemblee che faremo, il centro nord, centro sud, adesso stabiliremo un attimo, perché il solo direttivo e quindi le 30-40 persone che vengono a Roma a partecipare al direttivo, magari un po' di corsa perché poi bisogna rientrare, perché non scordiamocelo mai che il 99% dei nostri dirigenti sindacali non sono funzionari. Non sono funzionari, esatto. Ma sono edicolanti in servizio permanente attivo. E quindi il muoversi dall'edicola, mentre 15 anni fa poteva essere più facile,
perché l'edicola comunque riusciva a mantenere una famiglia, e quindi se al direttivo veniva la moglie o il marito, in edicola ci stava il marito o la moglie, e quindi c'era un po' più anche di rilassatezza, chiamiamola così, nella partecipazione. Oggi è estremamente più complicato, perché lasciare l'edicola anche per un solo giorno è un problema, e quindi il fatto anche di andare in giro per le edicole, una volta si poteva e ci si riusciva per questo motivo, oggi è più complicato. È vero, ci aiuta la tecnologia, Facebook, WhatsApp e quant'altro, però in effetti è vero, come dire, il contatto personale, il guardare in faccia quello che ti fa la proposta per dire ok, sì, è convinto, allora mi sta convincendo, eccetera, è tutta un'altra questione. E quindi queste due assemblee, come dire, sono proprio per fare in modo che il maggior numero di dirigenti sul nostro territorio, sul territorio, possano partecipare, loro dirigenti, e magari accompagnati anche da semplici iscritti, il semplice tra virgolette ovviamente, perché appunto c'è bisogno che poi queste cose vengano poi riportate con maggior eco sul territorio. E quindi questa è la cosa importante, capire come poterci muovere di fronte alle prese di posizione dei distributori locali, di un'associazione, diciamo così, dei distributori locali, e poi il confronto con la Federazione Editori, che dovevamo aver concluso i tavoli di lavoro entro il giugno, è finito luglio e ancora un tavolo non si è riunito, ma si riunirà a settembre, il che vuol dire che il tavolo generale con gli editori non sarà prima della metà di ottobre, e allora il tempo arriviamo a Natale in un soffio, voglio dire, no? Certo. E quindi occorre invece che ci siano fatte le giuste, le doverose pressioni, perché anche la legge poi oltretutto prevede che gli editori, l'associazione e le organizzazioni degli edicolanti si incontrino per stabilire determinate cose che la legge prevede. Senza contare che nel mentre la legge prevede anche di aprire i confronti con le regioni. Non so lì, esatto. non so lì che agenda c'è, cioè se la spinta deve arrivare dalle regioni, dai comuni, oppure se devono essere le organizzazioni sindacali a mandare una sorta di segnalazione, invito alle regioni. Qual è la procedura? Ma adesso stiamo procedendo, diciamo così, per i percorsi informali, in un certo senso, perché in molte regioni, e in molte regioni importanti, come dire, i contatti con i dirigenti responsabili di questa partita già si sono avuti subito dopo la legge. E sappiamo che c'è, adesso è da capire bene se tutti hanno capito la stessa maniera, esatto. Le regioni dicono ok, bisogna che la conferenza Stato-Regioni arrivi a determinare quei criteri, quei parametri, quei paletti, per fare in modo che i criteri qualitativi sostanzialmente. E quindi per il momento è tutto fermo, e riprenderanno a settembre. È chiaro che a settembre, dopo questi incontri che noi faremo con i nostri dirigenti, ci sarà la richiesta ufficiale delle organizzazioni regionali ad un incontro con i funzionari, i dirigenti delle regioni, per quantomeno, non dico fargli capire il senso della normativa come è venuto fuori, ma vedere se stiamo guardando tutti nella stessa maniera, perché può esserci un dirigente o un funzionario che gli dà una lettura diversa, e quindi è importante andare a parlarci e dire no, guarda che l'interpretazione generale, il percorso che si è stato valutato va in questa direzione, quindi non andartene per i fatti tuoi, ma cerchiamo di tenere tutto un ragionamento, ancorché di livello regionale, ma di coordinamento regionale.
Sì, anche perché appunto la legge dice delle cose molto precise su questo tema. Allora, mi certo. sembra di capire quindi che sulle repliche del 12 luglio, diciamola così, ovvero innovazioni ed edicole, non ci sono date, e però mi sembra che l'invito ad organizzare altre conferenze in questa direzione sia stato recepito da voi, quindi le metterete in... Sicuramente sì, non ci sono date perché vabbè, ormai noi l'abbiamo fatta il 12 di luglio, il Parlamento ha avuto e ha un po' di problemini, ma siamo diciamo in vista delle ferie, quindi... Ma con settembre sicuramente un qualche cosa a livello anche, come posso dire, istituzionale verrà fatto, anche perché ci è stato sostanzialmente garantito, promesso dai parlamentari che avrebbero dovuto partecipare alla riunione del 12, ma non hanno potuto venire perché erano tutti, come dire... precettati per le votazioni, perché in quel momento lì credo che si votasse sulla questione dei vaccini o cosa del genere, adesso non lo ricordo di preciso, e comunque ci hanno fatto sapere che erano dispiaciuti, non hanno potuto venire, ma che comunque si sarebbero attivati per fare una, diciamo, una riunione bis, poi vedremo, perché non potrà essere fatta nella stessa maniera, ma comunque per dare una risonanza anche istituzionale a questa categoria che di fronte alla crisi non si chiude a riccio e dice speriamo che io me la cavo, ma cerca invece tutto assieme di ristrutturarsi, di organizzarsi, pur mantenendo la specificità della sua attività, perché tieni presente insomma che noi non andiamo a proporre la vendita di prodotti commerciali, noi stiamo sul servizio al cittadino, stiamo sulla cultura, stiamo sull'informazione e siamo in un ambito decisamente diverso dal puro business commerciale, chiamiamolo così. Certo. E questo ci qualifica non poco nei rapporti e nelle relazioni, ovviamente. Allora, una scadenza in agenda, anche se non precisa, con una data, la voglio mettere anch'io, ed è per il prossimo autunno la nascita di Radio Rete Edicole Roma, che quindi grazie a questo bando della Regione Lazio, che il Sinaggi certo. Roma si è aggiudicato, potremo dare vita ad un'altra esperienza parallela a quella nazionale, che consentirà però di costruire materialmente una rete delle edicole a Roma, ben 35 edicole, ma questo è un numero soltanto di partenza, che faranno rete tra di loro e saranno un vero e proprio sportello aperto verso i territori, in modo da fare che l'informazione vada in una direzione, cioè quella dagli editori attraverso le edicole ai cittadini, ma torni anche indietro e soprattutto prenda altre direzioni, come quella dei municipi, del Comune di Roma e di tutti quei soggetti che vogliono confrontarsi con le edicole come presidio del territorio, dei cittadini e dei soggetti culturali. Questo è un bel progetto, vedremo un po' di... Sì, diciamo che il passo avanti è più strutturato rispetto sì. a quello che a livello nazionale stiamo mettendo in piedi, cioè, perché noi a livello nazionale diciamo costituiamo la rete delle edicole, ma senza chiedere, diciamo così, impegni formali davanti certo. al notaio, solo chiediamo l'unità di intenti da parte dei esatto. colleghi, e quindi una cosa un po' più libera, soft, diciamola così, mentre quello di Roma va proprio nel senso della costituzione della rete di imprese. Allora la rete di imprese è una rete vera e propria che prevede determinate, se ho capito bene, determinati impegni sì. anche formali da parte di chi partecipa, quindi è un passo avanti, anzi che va bene, perché ci aiuta anche a far capire agli altri soggetti che intanto mettiamoci assieme informalmente,
poi se la cosa funziona, che Roma da apripista fa questo tipo di questione, allora si può andare a sollecitare anche nelle altre regioni il partecipare a bandi di costituzioni di imprese di questo di questa natura. Insomma, un passettino alla volta, però abbiamo bisogno veramente che l'edicolante partecipi.